100.000 euro di multa all'autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha individuato una responsabilità diretta a carico di 5 organizzazioni sindacali per le assenze di massa dei vigili urbani di Roma lo scorso Capodanno e ha deliberato la sanzione. Ad essere colpiti i 3 sindacati confederali e 2 sigle autonome che avrebbero contribuito a mettere in essere una forma anomala di protesta che ha violato le norme in materia di sciopero. E proprio in queste ore quasi 2,5 milioni di dipendenti pubblici stanno votando per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie della pubblica amministrazione. Per la prima volta ai seggi potranno andare anche quasi 200.000 lavoratori a tempo determinato. Un passaggio quanto mai delicato in una fase in cui i dipendenti pubblici si chiede uno sforzo maggiore per aiutare cittadini e imprese nella vita e nell'attività di tutti i giorni. È importante che scelgano rappresentanti che hanno i piedi a terra, che hanno fermi questi principi e che bisogna fare gli interessi dei lavoratori nel contempo quelli generali, perché o vanno a braccetto o altrimenti la loro scissione porta alla perdizione dell'interesse comune, anche l'interesse dei singoli dipendenti. Quindi è importante che scelgano le persone che meno urlano e che magari hanno sentimenti più concretamente riconducibili a quel concetto importante. Proprio in questo momento devono scegliere i migliori, proprio per far vivere da una parte l'azione contrattuale, ma dall'altra parte far vivere anche l'interesse generale. Ogni qualvolta il sindacato viene meno a quel concetto di intestarsi anche gli interessi generali, dà lo spazio solamente a avventurieri in politica per portarla, come si dice, in caciara. Questo è molto importante.